un errore, un rimpallo e andiamo sotto su una partita stradominata. Non posso aggiungere altro, da lì l'abbiamo un po' complicata. Siamo stati bravi nel secondo tempo a rimetterla in sesto con un gol strepitoso di Benali. E poi non si può prendere il secondo gol in quella maniera lì. Quindi cosa mi rimane? Mi rimane che secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, ma per vincere ci vuole ben altro, o perlomeno per non prendere gol ci vuole ben altro, perché così ci facciamo male da soli. Ho sorpreso Pescara con Mancuso centravanti, attaccato due difensori, cercando sempre solo profondità, oppure... Non cambia niente. Io ho chiesto ai miei giocatori, come poi ho detto in conferenza ai vostri colleghi, sulla preparazione della partita, che visti gli errori con il Verona potevamo soltanto eventualmente andare un po' in difficoltà sulle palle riconquistate e buttate alle spalle. Così è andata la partita e quindi in maniera scontata delle volte abbiamo o perlomeno siamo sembrati un po' in affanno, altre volte benissimo, benissimo, cioè non riesco a trovare una situazione immeritevole per uscire senza punti da questa partita. Mister, dopo il pari di Benali siete tornati di nuovo a comandare come nella prima parte della partita, come segue giustamente il gioco. Quando avete forse creduto di giocarvela proprio a viso aperto al massimo, che vi siete allungati, avete subito questo... Ma poi nel finale, sì, nel finale ci può anche stare magari qualche palla che, ripeto, calciata alle nostre spalle e rischiare magari qualche uno contro uno. Quello ci può stare, però mi sembra che 24esimo circa, no? Abbiamo preso gol. Adesso non voglio sbagliarmi, voi avete magari il taccuino in mano e potete anche dare la notizia certa, perlomeno su quando abbiamo preso gol. Però fino al 24esimo abbiamo giocato la metà campo solo. Hanno cercato di metterci la palla alle spalle, non abbiamo mai subito. Abbiamo sbagliato nel passaggio dal portiere a un mio centrocampista, vinciamo il rimpallo, poi lo riperdiamo e abbiamo regalato il gol. Da lì un pochino ci siamo... abbiamo preso un po' il contraccolpo psicologico e poi dopo qualche minuto siamo ritornati a fare la partita. L'ultima cosa che volevo dire è che forse il salto di qualità del suo Crotone sarà il momento in cui riuscirà un po' ad ammazzare l'avversario, no? Come in quella fase in cui eravate quasi sul pareggio, state comandando il gioco, in B spesso si ritroveva in maniera sporca, voi siete molto belli a tratti, giocate molto bene a calcio, però forse la tua squadra deve acquisire nel tempo questa capacità un po' di ammazzare la partita. Io non so che cosa ti riferisci a quando dici partita sporca. Ho usato lo stesso termine nella beh, quello sì, però te lo devi andare a cercare. Io ho usato lo stesso termine nella partita precedente, dicendo che magari possiamo essere un pochino più sporchi per aggiungere un po' di incisività, di qualità negli ultimi metri. Quello, allora, se è lo stesso discorso, sono assolutamente d'accordo. Perché le partite dominate in questa maniera qua le devi portare a casa e quindi devi avere una qualità, un'incisività negli ultimi metri sicuramente diversa. Assolutamente sì, io quando adesso parlavamo di partita sporca, di episodi magari anche sporchi, in quel senso, cioè perché non puoi avere una qualità di gioco, una qualità di predominio territoriale senza poi trovare la zampata giusta e noi al di là di stasera negli ultimi metri sbagliamo tanto nella gestione della palla, però facciamo anche tanto e per quello che facciamo dobbiamo sicuramente portare a casa uno score diverso, no? per poter fare il risultato. Ma io mi auguro di no, perché è un percorso, è chiaro che
la mia squadra deve pensare a poter essere tra le prime ed essere protagonista in questo campionato. Però è un percorso e quindi il fatto di avere magari un'idea diversa da quella che questi ragazzi potevano essere abituati, spero di no, perché gli ho fatto vedere un tempo di partita domenica mattina dopo la partita persa a Crotone col Verona, e la sensazione è che da parte dei ragazzi ci sia la convinzione di poter fare le cose in una certa maniera, e la risposta è stata stasera, perché se non ci fosse stato questo atteggiamento, questa capacità di tenere il campo, e considero Pescara una delle squadre più forti, perché se vado a considerarla uno per uno è una squadra veramente forte, oltretutto ha delle caratteristiche davanti importanti, con un centrocampo da Serie A, quindi questo me lo dovete consentire, e venire qua a fare la partita in questa maniera qua vuol dire che i ragazzi ci credono e sono convinti di quello che stanno facendo.